Buongiorno a tutti, sono Vitaliano D'Angerio di Plus 24 Sole 24 Ore e oggi ci occuperemo nella diretta web di influencer finanziari, questa nuova categoria di, insomma, di influencer, diciamo, perché è una nicchia specifica questa dei finanziari, che appunto di cui ci siamo occupati su Plus 24. Ci ritorniamo oggi insieme al mio collega qui in studio con me, Antonio Criscione. Ciao Antonio. Ciao Italiano, buongiorno a tutti. E poi ospiti della trasmissione sono Gianluca Perrelli, amministratore delegato di Bazzulla, società di influencer marketing. Ciao Gianluca. Buongiorno, ciao. Ciao Italiano. Ciao. E anche con la professoressa Allegra Canepa, se spero di non aver sbagliato cognome, che è docente di economia digitale all'Università degli Studi di Milano. Ciao Allegra, buongiorno. Buongiorno, in realtà diritto dell'economia digitale, così capiamo che sono una giurista. Ok, diritto dell'economia digitale, scusami, Allegra. Allora, eccoci qua. Di questi influencer finanziari, come dicevo, ci siamo occupati anche sull'onda lunga di questo settore sotto i riflettori negli ultimi 2 mesi per vari motivi, ma abbiamo preferito appunto occuparci di loro perché appunto è il tema, la finanza, l'economia, ci occupiamo di questo su Plus 24. E abbiamo chiesto a Bazul in particolare di fornirci dei dati sul settore che di fatto è abbastanza sconosciuto, anche se ce ne siamo occupati tante volte, però i numeri era difficile averli. Loro con i loro algoritmi, con le loro piattaforme ci hanno fornito questi numeri, ne do subito due io, poi Gianluca ci dirà gli altri. In sostanza, nel 2023 gli influencer finanziari o fini influencer, come con questo neologismo li definiamo, hanno di fatto prodotto in Italia sulle piattaforme, varie piattaforme social media, 1 milione di contenuti economico-finanziari, ma soltanto l'1% di questi è sponsorizzato. E adesso Gianluca ci dirà cosa significa. Prego Gianluca. Sì, allora, in quello che stavi citando come dato, ricordo che viene fuori dall'analisi della nostra piattaforma che analizza più di 700 milioni di post online sulle varie piattaforme. Quando identifichiamo, il contenuto tra sponsorizzato e organico, stiamo definendo la quota di mercato degli investimenti che evidentemente alcuni brand, alcune aziende stanno facendo in uno specifico settore, perché ricordo che ai fini proprio della aderenza e rispetto della tutela del consumatore e della trasparenza, ormai dal 2016 sono state introdotte, grazie al lavoro di concerto fatto con lo IAP, che è l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, in Italia delle regole del gioco che vanno in un certo senso a identificare, a dare, come dire, le regole del gioco a creators, influencer e aziende nell'attività di pubblicizzazione dei rispettivi post. Quindi quando noi identifichiamo una quota di mercato che è quella del milione di post, stiamo definendo i post che sono stati oggetto di interesse commerciale, di attività commerciale da parte degli inserzionisti. Quindi quello è Ok, fotografa ma tu hai la detto quota di che mercato delle aziende. sì, e tu hai detto poi, cioè, avete appunto segnalato che soltanto l'1% è sponsorizzato di questi contenuti. Che vuol dire? Si può leggere sicuramente su diverse prospettive. Intanto, per onore della cronaca e per ricordare la metodologia, quando si vanno ad identificare i contenuti che sono legati a un hashtag che identifica la sponsorizzazione, ADV, advertising, sponsored by, gifted, eccetera, si identifica quelle attività che sono a regola d'arte, quindi vengono, rispettano la Digital Chart come anticipavo qualche secondo fa. È evidente che il resto dei contenuti, noi dando per scontato che tutti facciano le cose secondo i criteri di legge, sono contenuti organici, quindi prodotti dai creator ai fini un po' di anche far crescere la propria community. Quindi tipicamente l'influencer creator investe e applica o destina la maggior parte dei propri contenuti proprio sul proprio profilo editoriale in modo tale da poter far crescere la follower base e le interazioni, per poi quindi poi evidentemente risultare abbastanza
abbastanza professionalizzato per poter ospitare le iniziative commerciali. L'1% ci dà un indicatore abbastanza di buon senso, cioè ancora un mercato estremamente piccolo, un mercato che probabilmente ha avuto un'accelerazione negli ultimi anni, che in un certo senso, se guardiamo il mercato dell'influencer marketing con una prospettiva un po' più ampia, quindi è che esula un po' dal tema dell'influencer finanziario, negli ultimi anni, complice l'interesse grande e risultati che hanno ottenuto gli influencer, molti nuovi settori stanno guardando l'influencer con interesse di investimento. Quindi anche questo, in un certo senso, è seguito un po' a questa tendenza, no? Si è partiti nei primi anni del 2010-2015 con la moda, la cosmetica, il beauty e il resto, e via via stanno seguendo dei Altri settori che settori, iniziano a vedere influencer con altri settori. interesse. Esattamente. Per dare un'altra cifra, poi Antonio, passo la parola a te, a livello non solo di influencer finanziari, ma a livello di tutti gli influencer, tutti i settori, quindi anche beauty, cosmetica, quindi moda, Goldman Sachs ha dato come indicazione di circa 200 50 miliardi di dollari come dimensione del mercato di tutti gli influencer. Prego, Antonio. Una cosa importante per quanto riguarda gli influencer finanziari, secondo me, è il tema del linguaggio che abbiamo proprio trattato con la professoressa Canepa nel numero di plus in edicola. Noi sappiamo che quando si tratta di un investimento finanziario, se ci rivolgiamo ad un intermediario, dobbiamo avere tutta una serie di informazioni sulle caratteristiche del prodotto, sui rischi, sui possibili scenari rispetto ai guadagni, eccetera, eccetera. La comunicazione dei fin influencer invece è molto più immediata. Questo cosa comporta, professoressa Canepa? Comporta inevitabilmente dei rischi maggiori perché la comunicazione molto sintetica, che è tipica, come dire, non solo degli influencer, ma chiaramente dei social media, fa sì che non ci possa essere il patrimonio informativo che no normalmente si dovrebbe avere a disposizione per poter valutare attentamente, diciamo, l'acquisto di un titolo o comunque qualunque tipo di prodotto finanziario. Il problema qual è? Che non ci sono nemmeno i rinvii, perché il fatto che la comunicazione sia molto sintetica non escluderebbe il fatto che ci possa essere il rinvio a, ad esempio, la possibilità di reperire le maggiori informazioni di cui stiamo parlando. Però la questione qual è? Che in realtà il soggetto è portato dalla rapida comunicazione a non poter nemmeno approfondire, perché è coinvolto nell'esperienza del post e di quello che vede, che magari, diciamo, lo illude, che sia anche un acquisto fatto rapidamente, ma bene, e questo, diciamo, è il problema vero, l'abbinata della presentazione da parte di un influencer di cui lui si fida in quanto fa parte della sua rete, lo segue e quindi ha l'idea che condivida, diciamo, dei messaggi che non sempre, e da questo punto di vista mi ricollego con quello che stava sottolineando prima Gianluca, nel senso che è chiaro che noi ragioniamo di un qualcosa che ci viene presentato da soggetti che però possono prevedere la sponsorizzazione in maniera esplicita, come dovrebbe essere, ma anche in maniera non esplicita, nel senso di non essere una sponsorizzazione o che viene, e quindi questo chiaramente è sanzionabile, indicata ma esiste, oppure non esiste, ma io pubblico quel contenuto perché ho comunque, diciamo, un interesse a pubblicarlo, e questo tra l'altro fa emergere molto di meno l'eventuale aspetto commerciale che può essere non ancora formalizzato, per esempio, con un contratto di sponsorizzazione. Quindi i rischi sono molto ampi sotto diversi punti di vista: informazione molto ridotta, fiducia in chi pubblica quel contenuto che fa parte della mia rete e che io seguo abitualmente per tutta una serie di situazioni diverse che non hanno gli stessi rischi dell'ambito finanziario, velocità del mezzo che favorisce anche una velocità dal punto di vista decisionale, e poi la trasparenza che non c'è in molti casi sui social media, per
sia perché, diciamo, viene omessa e ci dovrebbe essere perché c'è un contratto, ma anche quando quel contratto non c'è e c'è però un interesse dietro, e a maggior ragione in quel caso l'assenza di trasparenza è un rischio per. Ti interrompo, Allegra. No, i concetti sono chiari. A questo punto vorrei andare sul discorso delle regole, no? Perché sia Gianluca che tu avete fatto riferimento a delle regole. Vorrei andare un attimo con Gianluca Perrelli, perché anche nella chiacchierata che ci siamo fatti settimana scorsa, tu mi dicevi: no, guardate che le regole ci sono, e ci sono addirittura dal 2016. È questa Digital Chart che citavi, è l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, che lo ricordiamo è una sorta di autoregolamentazione, quindi bisogna aderirvi e poi di fatto ci sono delle moral suasion più che sanzioni. Però a livello, l'abbiamo visto anche negli anni passati, aziende che facevano delle pubblicità non corrette venivano poi sanzionate a livello reputazionale, no? Spiegaci un po' che cos'è questa Digital Chart. Allora, la Digital Chart nasceva proprio con la missione di provare a rendere trasparendo un mercato che, come al solito, vengo dall'esperienza di anni e anni nella musica digitale, vede un solito cliché: tecnologia e consumo che vanno più veloci del. Ecco, si è frizzato. Ricerchiamo di recuperare il collegamento. Nel frattempo ridò la parola ad Antonio. Intanto io approfitterei di questo momento innanzitutto per dire questo, che chi guarda il sito del Sole 24 Ore, nella sezione Finanza Personale c'è un sondaggio che noi abbiamo pubblicato anche su Plus, o meglio non un sondaggio, un test con il quale invitiamo i lettori a mettersi un po' alla prova quanto siamo disposti a credere alle persone che ci fanno delle promesse un po' mirabolanti, un po' eccessive, come capita spesso con queste cose. Quindi il discorso del test vi invito a farlo perché è una cosa carina, ma intanto ci invita anche a riflettere su come ci atteggiamo noi direttamente verso queste cose. E restando però sul discorso delle regole, chiederei ad Allegra, passiamo al tono informale anche da parte mia, chiederei ad Allegra il fatto che comunque anche sul settore finanziario ci si sta ponendo esplicitamente il problema degli influencer, per esempio nella Retail Investment Strategy dell'Unione Europea, che è in fase di elaborazione, o in altri documenti ci si sta ponendo il problema di normare questo aspetto. Ecco, cosa ci puoi dire rispetto a queste evoluzioni? Credo che sia. Adesso l'abbiamo recuperata entrambi? Ora non ci sei, ecco, Allegra ci Allegra ci sei sei? perché Credo che. abbiamo un momento di. Sì, credo che siano entrambi. Sia accaduto entrambi, per entrambi il collegamento. E Allora. quindi va bene, allora proviamo a riassumere un po' questa cosa. Si è molto parlato in ambito finanziario della Retail Investment Strategy, che è praticamente un documento che va a dare ulteriori garanzie agli investitori e quindi un po' migliorando le direttive sul tema che già esistono e dando ulteriori garanzie. Tra gli altri argomenti, la RIS si occupa anche della questione dei fine influencer. E in realtà, anche se il problema viene visto come crescente, quindi come una cosa a cui porre molta attenzione, il problema è stato affrontato in un modo un po' marginale, nel senso che si chiede per il momento alle aziende di avere un registro degli influencer a cui ci si rivolge per il marketing digitale. Il Parlamento europeo, esaminando questo documento, con la proposta della relatrice nella Commissione economica del Parlamento europeo, ha aggiunto degli ulteriori step, appunto chiedendo che venga posta la regola che le imprese facciano dei veri e propri contratti con i Antonio, credo loro che abbiamo influencer. recuperato con Ora bene. Gianluca.
Credo che ancora con la prof, ancora no. Ridiamo un attimo la parola a Gianluca. Gianluca, ci senti? Ok, Mi sento, sì, vi puoi sento. riprendere dal discorso. Siamo andati un po' oltre su certi argomenti, però preferivo un attimo riprendere da te, perché abbiamo ripreso anche la professoressa. Allegra, ci sei? Sì? Ok, Sì, ci grazie. sono. Vai Gianluca. No, dicevo che la Digital Charter nasceva proprio con l'obiettivo di regolamentare un mercato che, come spesso succede online, si confronta sempre con una doppia velocità, cioè la tecnologia e l'adozione di modelli nuovi, di nuovi modelli di consumo va a una velocità diversa rispetto al legislatore. Questo l'ho visto con i 20 anni di professione, prima mi sono occupato di musica online. La Digital Chart ha disciplinato e ha iniziato a disciplinare nel 2016, tra le altre cose, anche l'ingaggio degli influencer da parte dei brand. Ed è evidente che nasce come una sorta di come dire, documento che si può arricchire Certo. e può essere completato via via che questo mercato cresce e in certo senso diventa più complesso. 4-5 anni fa esistevano dei formati, per esempio, che non erano disciplinabili nella Digital Chart perché non esistevano. Quindi noi abbiamo questo impegno con lo IAP che via via vengono ad essere arricchiti. Faccio un esempio: lo scorso anno lo IAP ha inserito, credo, sulla scorta sia dei trend in corso, sia delle sollecitazioni da parte degli operatori del settore, per esempio, la disciplina che di come devono essere pubblicizzate le attività di influencer marketing con gli avatar, i virtual influencer, no? Sulla scorta delle tendenze del Web3 e del metaverso. Ora, qual è il tema? Che il mercato del film influencer è molto giovane e ha una caratteristica che la distanzia rispetto a quelle dell'attività un po' più business to consumer tradizionale, il fatto che ci sia necessità, come diceva prima Allegra, di un dispositivo, di un disclaimer molto più approfondito rispetto alla pubblicità di un prodotto cosmetico o di una vacanza. È evidente perché c'è un profilo di rischio che Più dovrebbe alto, essere, più esatto, ma c'è alto. un problema di rischio dell'investimento che deve essere disciplinato così come quando vedo una qualsiasi forma pubblicitaria nei sugli altri media della stessa categoria merceologica. Ma non è solo una caratteristica del mercato delle film influencer. Vi citavo la settimana scorsa, per esempio, la delicatezza con il quale bisognerebbe promuovere prodotti come degli integratori dietetici che possono Certo. eventualmente promettere performance che non sono scientificamente provate. Quindi il mio pensiero è che bisogna approfittare del momentum perché è un mercato che sta nascendo, che non ha senso arrestare, ma va governato per arricchire la disciplina di trasparenza che oggi esiste sugli altri mercati di riferimento, proprio tenendo conto delle regole del gioco. Grazie. Antonio, prima di girare la tua domanda a ripeterla alla prof, ad Allegra, volevo fare ad entrambi questa domanda, anche perché qualche domanda sta arrivando su questo bollino di qualità. Ne ho scritto, ne abbiamo scritto, c'è il presidente del Comitato di Educazione Finanziaria, Donato Masciandaro, che aveva a fine ottobre, alla fine del mese dell'educazione finanziaria, detto che chi fa educazione finanziaria non può vendere prodotti finanziari. Volevo sapere, e poi insomma veniva promosso una sorta di bollino di qualità di questi, insomma, degli streaming, dei video che appunto si occupano di questi temi. Volevo sapere, cominciando da Allegra, se siete d'accordo su questo bollino di qualità e sulla distinzione di queste due attività. Allora, io sono d'accordo perché credo che ci voglia una comunicazione specifica e sarebbe anche utile avere dei bravi comunicatori, quindi degli influencer che fanno educazione finanziaria, quindi che vengono seguiti come i veri influencer di cui stiamo parlando, che invece molto spesso hanno delle sponsorizzazioni e degli interessi ben precisi, che vengono invece seguiti per, come dire, fare educazione finanziaria e soprattutto far passare il messaggio che la velocità di decisione abbinata ad una scarsa informazione, il fatto di decidere sulla base di poche informazioni disponibili, è un rischio molto grande in ambito finanziario, che quindi da questo punto di vista, come già si diceva prima, sono molto utili altre tipologie, come dire, invece di comunicazione che facciano passare il messaggio
che ci vuole, diciamo, maggiore informazione. Certo, è difficile, soprattutto con i più giovani, e questo è un tema aperto e molto complesso, perché per esempio c'è un rapporto del Parlamento europeo del febbraio 22 che ci dice che sono le categorie più sensibili al messaggio Vulnerabili sul social e più media. anche più vulnerabili. E quindi anche però con i quali, siccome sono abituati molto di più a questa rapidità di comunicazione di tutti gli altri, con i quali è più difficile far passare l'idea che non può essere semplicemente un emoticon piuttosto che un simbolo a dare il segnale che quella cosa è interessante, è positiva e non ha, come dire, bisogno di essere attentamente valutata. E su questo c'è un lavoro grande da fare, per cui credo che non sia semplicemente una cosa che si può, come dire, lasciare alle singole iniziative, ma che sui social media ci voglia, da questo punto di vista, un'organizzazione di soggetti che vengono riconosciuti anche dal pubblico giovanile e quindi seguiti, perché poi se ne può anche fare tanta, come dire, di educazione finanziaria, ma il tema è quella che riesce ad essere fatta nel linguaggio corretto per Certo, raggiungere sui social media i soggetti che sono più i vulnerabili, che è ragazzi. la fascia tra i 18 e i 24, perché nel rapporto del Parlamento europeo ci dice che sono quelli, vi posso proprio citare il dato preciso, l'82%, questo è il dato per esempio degli austriaci, l'82% aveva acquistato qualcosa consigliato da un influencer, il 75% si sente fiducioso, quindi capite bene che con queste percentuali, non sono le nostre italiane, noi abbiamo un problema che non è semplicemente il fatto di mettere un link che lì c'è una sponsorizzazione, che sicuramente dal punto di vista della tutela è un passo in avanti, attenzione bene, io sto dicendo che è fondamentale quello che richiamava prima Gianluca, che dal 2016 l'autorità garante della concorrenza, l'istituto di autodisciplina pubblicitaria abbiano fatto un lavoro su questo, sia dal Ma punto non di vista delle basta. previsioni che delle sanzioni, però può non Non essere basta. sufficiente per Certo. raggiungere, diciamo, tutti i soggetti più giovani che poi molto spesso sono, come dire, per la comunicazione rapida e per la decisione altrettanto rapida. Chiudo richiamando due esempi che ci dicono Aspetta, che non ci dire questo tutto adesso, non ci dire tutto adesso, poi ce lo dici dopo, di due esempi, è un... perché Va bene. li so già, quelli della secca. Aspetta, ce li dici dopo. No? Ah no, sono E altri qui mi due? sorprendo, Ok, vedi? allora diccele adesso, diccele adesso. Scusa Gianluca. No, perché uno si collega a quello che diceva Sì. Gianluca, e apre poi così un Vai, altro vai. tema su cui possiamo discutere. Per esempio, uscendo dall'ambito sanitario, cioè scusate, finanziario, andando in quello sanitario, c'è un video che è diventato virale, molto rapidamente, in cui, l'influencer di turno era sconosciutissima, ma faceva vedere delle gocce che cambiavano il colore degli occhi. Allora, noi abbiamo anche dei fenomeni non esattamente prevedibili e non così inquadrabili, perché in questo caso non abbiamo un influencer, eppure c'erano rischi grossissimi per la salute, tant'è vero che poi TikTok è stato oggetto di una procedura da parte dell'autorità garante della Certo, della PAI. concorrenza per questo video, no? Perché non c'erano le dovute attenzioni. Però in questo caso non è un influencer. La ragazza in questione, nel senso che è sconosciuta, non è un influencer nota, il video diventa virale e tutti comprano queste gocce. Ma Quindi, questo però è un altro discorso, però adesso puoi ne fare anche una questione certo, di però dal punto di responsabilità, se vista sono della minori. pervasività del Eh messaggio, beh, anche quando c'è un rischio per la salute, molto spesso non si vanno a leggere maggiori informazioni. Quindi, diciamo, si ricollega dal punto di vista dei rischi al tema di come vengono fatte passare poi queste informazioni, anche utili e per, come dire, approfondire i approfondire. Il contenuti. secondo ce lo dici dopo. Voglio sentire Gianluca sul bollino di qualità e su questa distinzione tra chi fa educazione finanziaria e chi fa l'influencer marketing. Prego, Gianluca. Allora, sull'iniziativa allo specifico non posso che essere d'accordo, però volevo offrirvi un punto di vista un po' allargando, no? Cioè capire perché oggi assistiamo a questo fenomeno dei fine influencer, che non a caso nasce dopo la pandemia come conseguenza di un movimento più globale che si chiama The Great Resignation, cioè la gente che ha cominciato a mettere in discussione il proprio lavoro e quindi anche il proprio profilo reddituale per affrontare un concetto che viene definito design your life, cioè mi metto in gioco e faccio cambio vita. Nel cambio vita si sono inseriti questi guru che offrono la possibilità di guadagni secondari, alternativi o anche facili attraverso delle suggestioni di investimento, quindi guadagno sicuro, guadagno facile.
Ora, questo è un fenomeno che in un certo senso va inquadrato così, cioè nel senso va intanto analizzato il bisogno della gente che oggi guarda questi guru con questa prospettiva, ed è fondamentale farlo dal punto di vista perenne motivi. Quindi è evidente che di fronte a questo ecosistema, a questo tipo di domanda, il rischio è molto alto, perché lo abbiamo detto anche a più riprese negli ultimi minuti. Trovo estremamente interessante il fatto, sulla prospettiva di una marca, di un'azienda che opera nel mondo della finanza, di poter presidiare questo mercato, no? Perché un conto è se lo fa il guru, un conto è se, per esempio, con un messaggio istituzionale, un brand che ha l'autorevolezza di un istituto di credito, un istituto finanziario, con muscoli molto larghi, spalle larghe e anni e anni di storia, possa in un certo senso entrare su questo mercato con dei messaggi ovviamente più aderenti alla realtà, più sofisticati, eccetera. Quindi, per esempio, una delle tematiche che vedo di estremo interesse per questo tipo di industria è la costruzione di brand o di brand ambassador, cioè rappresentanti, influencer che rappresentati da tali brand possono in un certo senso presidiare sia il tema dell'educazione finanziaria sia quello della vendita di servizi di natura finanziaria. È evidente che va disciplinato il primo dal secondo caso, però in un certo senso, e mi richiamo ai concetti dello IAP, quando siamo di fronte a temi di educazione finanziaria, quindi che non sono soggetti a stimoli commerciali, è evidente che rientriamo nell'ambito dei contenuti organici, quindi questo è già in un certo senso disciplinato o disciplinabile. Quando invece siamo di fronte a un creator che invece sta producendo dei contenuti perché c'è qualcuno dietro che lo paga, entra in gioco quello che dicevamo prima, c'è la presenza chiara ed esplicita dei cosiddetti hashtag della trasparenza che vanno a identificare tutto ciò. Concludo dicendo una cosa però, che nel bene e nel male l'interazione e la reazione, piuttosto che tutto il meccanismo di ritorno rispetto al singolo post fatto dalla gente comune, andrà a accelerare il processo di aggiustamento di questo mercato, perché è evidente che di fronte a dei fuffaguru, come vengono definiti, le definiamo noi nel nostro settore, fuffaguru hanno vita difficile, perché hanno vita difficile perché nel giro di pochissimo tempo è possibile smascherarli ed è possibile che siano anche oggetto di shitstorm. È quello che speriamo. Antonio? Però chiederei però ancora a Perrilli questa cosa. Gli influencer però, basandosi su una comunicazione così, così veloce, eccetera, veicolano anche un po' quello che è il pensiero magico, e il fatto che la speranza che tutti abbiamo che da un momento all'altro, con un'azione singola, la vita possa cambiare in meglio, eccetera, eccetera. Poi ci sarebbe uno spazio altrettanto solido per le grandi imprese che volessero fare entrare in questo mercato, cioè voglio dire, non partono sconfitte rispetto a chi promette la luna e subito. No, anzi, il contrario. In questo momento sembrano sconfitte, ma solo perché non ci sono o sono poco presente. Loro, con l'autorevolezza che hanno, con la presenza e con la credibilità di brand, hanno l'opportunità. E attenzione, non confondiamo le due dimensioni, cioè non sono gli influencer che lanciano messaggi veloci, immediati, quindi investi subito, eccetera. È in un certo senso, un po', secondo me, un po' le regole del gioco di una comunicazione che è dettata da formati tipici dei social, no? Quello che vediamo è che poi con la TikTok, con il consolidamento di TikTok, questa tendenza è ancora più diffusa, ok? Quindi è il messaggio che è tipicamente veloce sui social. Questo non significa che altrettanto velocemente c'è una reazione a un investimento, ok? Questo non è per forza di cosa così, anzi, l'azienda ha la possibilità, l'azienda che opera in questo settore ha la possibilità di entrare, di presidiare i mercati, di offrire dei messaggi verificati, utilizzando evidentemente una squadra di influencer che possono essere certificabili anche dalla stessa azienda. Quindi lo vedo come una grande opportunità e non come un minus attualmente.
Antonio, vuoi ancora fare una Sì, domanda alla prof? esatto, Dall'Agra chiederei ancora, io mentre si era bloccato il collegamento ho fatto un po' un riferimento alla RIS, questo tema dei fine influencer come si sta affrontando a livello europeo e anche italiano, voglio dire, dal punto di vista normativo? Allora, per esempio, tornando al tema delle informazioni e al rapporto che credo prima della caduta del collegamento stavi citando proprio sull'investitore retail, il documento a livello europeo, lì ad esempio si faceva riferimento al fatto che comunque dovessero essere individuate nell'ambito del marketing delle informazioni considerate vitali, quindi corrispondenti un po' alla sintesi, potremmo dire, per semplificare, di quello che sono le informazioni che devono arrivare all'utente in ambito finanziario e quindi sostanzialmente che almeno quelle in qualche modo fossero incluse nei messaggi. Quindi chiaramente diciamo c'è tutto un lavoro che parte dalle autorità europee, dal ragionamento sulla definizione giuridica intanto di influencer, che tra l'altro è un tema che noi vediamo per esempio nel rapporto del Parlamento europeo di cui parlavamo prima, ma che ha, se vogliamo, andando a vedere anche i fatti più recenti a livello italiano, un collegamento perché proprio degli ultimi giorni sono le linee guida dell'autorità garante delle comunicazioni, laddove si individua anche quali siano gli influencer che creano ovviamente maggiore problematicità con i contenuti che producono. Infatti distingue, no? E individua, diciamo, la figura dell'influencer con parametri, come dire, legati alla sua attività, a quanti sono i soggetti che lo seguono e quindi evidentemente ai rischi non sono specifici sull'ambito finanziario, ma sono su tutti i contenuti che produce, quindi possono riguardare anche contenuti di tipo finanziario, perché poi qui bisogna anche, come dire, tenere conto che ce ne sono alcuni che sono proprio influencer finanziari, altri che possono anche essere, diciamo, soggetti noti che pubblicano di solito altri contenuti e che poi invece, diciamo, fanno anche dei contenuti qualche volta che hanno un rilievo E di qua tipo finanziario. scusami Allegra, qua ti chiedo una cosa, questa cosa che stai dicendo è molto importante perché poi noi come anche in TV siamo sempre molto attenti alle parole che usiamo perché appunto ci è stato detto che non possiamo, cioè, ci è stato detto, non possiamo fare né consulenza né come giornalisti, no? Quindi ci rivolgiamo a dei consulenti che hanno superato un esame, che sono iscritti all'albo, a cui chiediamo perché, non perché forse, non è, forse a volte ne sappiamo anche noi, però è proprio una questione anche di ruoli. Allora io quello che voglio capire, perché bisogna, cioè un consulente finanziario che per parlare anche in televisione deve aver fatto un esame o un albo, eccetera, e poi uno si può improvvisare influencer finanziario, parlare di bot, di CCT o di azioni, così, senza averne nessuna autorizzazione, dico io, no? E Perché infatti comunque. questo, diciamo, si collega a quello che dicevo quando dicevo manca anche una definizione giuridica, nel senso che questa non è una professione, noi ne stiamo parlando perché questi Infatti. soggetti, come diceva prima Gianluca, ormai ci fanno pensare che fare l'influencer è una professione, però in realtà dal punto di vista giuridico non è una professione identificata e quindi con delle regole collegate al tipo di professione che si sta svolgendo, tant'è vero che si discute se siano dei creatori di contenuti, no? Quindi se siano per esempio assoggettabili da questo punto di vista alle relative regole, come debbano essere inquadrati. Quindi la questione è anche che ad oggi un consulente finanziario, diciamo una figura ben definita anche giuridicamente, un giornalista, stesso discorso, un influencer, noi stiamo parlando come se fosse, diciamo, riconosciuto perché viene Però considerato ormai una figura fa più riconosciuta, è danni. Però una professione, ma non lo è. rischia di fare Non più ha danni. delle regole professionali. Rischia di fare più danni. Ovviamente rischia, dico, potenzialmente, perché, anche perché di fronte si trova una platea di persone, soprattutto ragazzi, senza le competenze necessarie di educazione finanziaria, in un paese notoriamente con un basso livello di educazione finanziaria. Quindi si rischia veramente il cortocircuito. Una domanda e poi ti do la parola, Antonio, che è arrivata. Nel caso in cui una vera azienda volesse inserirsi in questo discorso, come potrebbero utilizzare la loro autorevolezza e credibilità? Quali modalità credete siano più efficaci? La giro a te, Gianluca. Un po' generica come domanda, nel senso che dipende che cosa si vuole promuovere. Se si vogliono promuovere un certo tipo di prodotto e si ci comunica un target specifico, bisogna tenere conto delle caratteristiche del prodotto e del target a cui si parla. Quindi è evidente che dovremmo scendere un po' nel dettaglio. Sicuramente
In generale mi viene da dire che l'educazione finanziaria è il tema, no? C'è una simmetria informativa totale, quindi tendenzialmente come primo step, se fossi un'azienda che opera in questo settore, cercherei di presidiare un territorio che in questo momento, ripeto, sembra essere una prateria. Se ho questo bisogno, che è un bisogno globale, che come dicevo prima è frutto del fenomeno della Great Resignation, di persone che vogliono avere dei profili reddituali alternativi o complementari, beh, quale migliore opportunità per andare a capire come intercettare un'eventuale domanda di persone che in questo momento si sentono disorientate? Quindi la presenza di influencer di questo ambito deve un po' restituire come messaggio di marketing il fatto che c'è un interesse e un bisogno non soddisfatto dalle aziende che presenti in questo mercato, anche magari per una resistenza culturale a avere un affondo su questo tipo di social e questo tipo di interazione. Grazie. Antonio. Ecco, anche perché una differenza che abbiamo visto anche su Plus nell'articolo Allegra è quella lì che un conto è chi dice compra questo prodotto è valido, eccetera, eccetera. Un conto è chi dice ho comprato questo prodotto e mi sono trovato bene. Questa è già una differenza importante, Sì, e tra l'altro diciamo sarebbe o no? già anche un passo avanti, perché a volte appunto c'è semplicemente, questo è proprio il caso americano di un noto sportivo che in questo caso diciamo ha pubblicato semplicemente uno screenshot, per quello prima facevo riferimento al fatto che non è detto che sia come dire, per forza un soggetto che opera in ambito finanziario, quindi qui sta anche la difficoltà di individuarli a volte. Alcuni, come dire, hanno contenuti solo in quel segmento di mercato e quindi sono più facilmente individuabili. In altri casi, e può essere, in questo caso, diciamo, è andato incontro chiaramente alla sanzione poi della SEC, aveva semplicemente messo un pollice su e uno screenshot con quelli che erano i suoi titoli, e sui quali tra l'altro, diciamo, aveva, in questo caso tra l'altro erano dei crypto asset, non erano nemmeno, e su cui aveva un interesse diretto, e quindi poi è stato sanzionato perché è stato un modo, come dire, chiaro, no? Di influenzare il mercato, però addirittura senza linguaggio in questo caso, cioè semplicemente l'immagine e poi Abbiamo un capito tutti pollice. chi è questo Ma soggetto. Con... potrebbe essere in Italia, nel nostro ordinamento, un caso di market abuse come. Allora, guarda, la questione è che noi ad oggi abbiamo tanti casi, perché su questo bisogna anche tranquillizzare, no, non tutto, come dire, è rose e fiori, però su questo l'autorità garante della concorrenza sta lavorando moltissimo per la tutela dei consumatori sulle pratiche commerciali scorrette, perché a parte, diciamo, gli ultimi recenti casi di cronaca, ma se si vanno a guardare, ci sono, diciamo, parecchi casi che rispetto alla presenza sia degli hashtag che testimoniano l'esistenza di contratti di sponsorizzazione, sia di messaggi comunicati in modo scorretto e quindi tali da indurre in errore il consumatore, sanzioni in questi anni ce ne sono state. Tra l'altro anche evidenziando bene le pratiche che i social media consentono, anche di coinvolgimento degli utenti nella pubblicizzazione, per cui non si è stati sanzionati come influencer solo nel momento in cui si manda il messaggio, perché se tu metti, diciamo, anche l'hashtag, non è sufficiente che lo metta l'influencer. Se ad esempio io ti chiamo a pubblicare altri contenuti perché poi dopo i più interessanti li metterò sulla mia pagina di influencer, e anche nei contenuti degli Certo. utenti ci deve essere la stessa Quindi, indicazione. Su scusami, questo è stata molto netta, per esempio, nel sanzionare. nella condivisione, nel momento in cui condivido quel materiale sponsorizzato, l'hashtag ADV, cioè hashtag No, anche se condivido advertising. materiale mio, ma in collegamento al fatto che tu mi hai fatto una richiesta, quindi questo è un caso, diciamo, non faccio i nomi, ma è un caso noto proprio, nel quale, come dire, avevo invitato gli utenti a pubblicare dei contenuti, quindi fatti dagli utenti, ma che avessero come riferimento, diciamo, quello che io pubblicizzavo. Certo, Quindi supponiamo, sì, anche in quelli ci deve essere il nella riferimento, quindi devo condivisione, dire, nel materiale esatto. condiviso va messo l'hashtag ADV, cioè l'hashtag pubblicità in Se sostanza, poi dopo perché altrimenti. va sulla pagina direttamente dell'influencer e dovrebbe avere, quindi su questo noi, ecco,
possiamo dare un po' un messaggio che dal punto di vista del controllo c'è C'è il stato in questi controllo, anni il quindi c'è la controllo vigilanza, e perché è una cosa. l'intervento da parte dell'autorità garante della concorrenza con anche sanzioni importanti agli influencer, Perché diciamo sui vari segmenti di mercato, no? Quindi. notoriamente l'Italia è un paese pieno di regole, poi dopo non vengono più che applicate, non viene vigilata l'applicazione di queste regole. È chiaro che non è semplice, diciamo. La rapidità e il numero alto di contenuti che vengono pubblicati non è semplice che sempre tutti vengano, come dire, individuati. Volevo fare una domanda a, scusami, Allegra, a Gianluca per quanto riguarda il settore, insomma, più della filantropia. Secondo te tutti i casi, gli ultimi casi recenti, di cronaca potrebbero avere degli effetti sul settore della filantropia? Tu, insomma, che sei comunque un esperto di questo settore degli influencer marketing. Ho parlato del caso scottante da settimane tirato con la giacchetta da tanti giornalisti. Il mio pensiero è molto semplice. Io ritengo che, ancorché sia stato un po' utilizzato il caso Ferragni Balocco per condannare il movimento di influencer, lasciatemi dire, con l'influencer marketing ha poco a che fare, perché non è che viene messa in discussione la trasparenza con il che ha dell'attività di influencer marketing, che, come dicevamo e stavamo dicendo, è abbastanza semplice da tracciare. Quello che è oggetto di discussione è la trasparenza con il quale si fanno le donazioni, che non è disciplinato, almeno per come dovrebbe essere disciplinato. E l'esempio che faccio per un paragone per farci capire è che quando faccio un concorso o una promozione sono soggetto a dare in trasparenza quelle che sono le regole del gioco del concorso, della promozione. C'è un regolamento, ci sono dei montepremi, addirittura devo fare una fiduzione, nel caso di un'estrazione c'è un notaio, e sono tenuto come azienda a rendere tutto pubblico. Ora, non mi risulta che nel caso delle donazioni ci sia questa, come dire, altrettanto trasparenza. Quindi è sicuramente un mercato che in alcuni aspetti deve essere reso più trasparente. Vuol dire, quando si fa una donazione è giusto che si venga a disciplinare come vengono donate, a chi viene donato, in che quantità, che fine fanno quei soldi. È pieno la rete di donazioni, è pieno la rete di diciamo call umanitarie che poi però non vengono tracciate fino all'ultimo miglio. Grazie. Antonio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Poi dopo andiamo a conclusione. Volevo ricordare ancora ai nostri spettatori che sul sito del Sole 24 Ore c'è il nostro test di farlo, anche perché poi vedremo un po' come sono gli atteggiamenti. È una cosa che nasce in un modo un po'. È un po' una provocazione ai lettori, nel senso che noi diciamo, è fatto con rigore perché lo fa un esperto di economia comportamentale come il professor Bertelli, e quindi è una cosa pensata e studiata, voglio dire, come contenuti. Però è anche un invito scherzoso un po' a mettere in discussione se stessi, perché poi, come abbiamo visto dai molti interventi, un po' anche noi vogliamo credere a certe cose, e quindi diamo poi il via I libera famosi bias esatto. comportamentali. Allora, grazie Gianluca Perrelli di CEO di Bazul, grazie professoressa Allegra Canepa, docente di diritto di economia digitale dell'Università di Milano, grazie Antonio, grazie a Grazie a voi te. ascoltatori e ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ciao a Arrivederci. tutti. Arrivederci.